oggi cominciamo a parlare del problema della stima e quindi prima ho preparato una piccola introduzione al problema della stima, cioè di cosa parliamo quando parliamo di stima dello stato di un sistema dinamico, e poi oggi guardiamo l'osservatorio di Bloomberger, che è uno degli strumenti utilizzati, uno dei più semplici, diciamo, per cominciare, gli strumenti utilizzati per implementare una stima dello stato. Allora, ho preparato giusto così un'immagine per cominciare a entrare un po' nel problema. Quando io ho, diciamo, un sistema dinamico, l'uscita, la Y, è ciò che io vedo del sistema dinamico, va bene? L'ingresso, la U, è quello che abbiamo chiamato ingressi manipolabili, cioè sono gli ingressi che decido io, quindi li conosco e li posso imporre al sistema. Tutto ciò che altera il sistema ma non è nel mio controllo io lo chiamo disturbo, va bene? Quindi se io metto un motore, quello è chiaramente un ingresso, perché io ho, diciamo, decido io qual è il valore, per esempio, della coppia che sto dando a un motore. Se c'è un carico, se, diciamo, il mio motore urta qualcosa, quello è un disturbo perché non è nel mio. L'uscita è la mia, diciamo, finestra sul sistema dinamico. Tutto quello che è all'interno, cioè lo stato, non è direttamente misurabile, lo è tramite l'uscita, cioè io non vedo lo stato. Bene. Questo significa che se io ho necessità di conoscere il valore dello stato, e ce l'ho, vedremo le innumerevoli applicazioni per le quali io ho bisogno di sapere il valore dello stato, ho bisogno di fare qualcosa per ricostruire lo stato. Bene, per cui quando noi parliamo di problema della stima dello stato, sono gli algoritmi che adesso vedremo che ci consentono di ricostruire lo stato garantendoci certe prestazioni. Noi adesso vediamo l'introduzione alla stima, vediamo il modo più, diciamo, ingenuo per farlo, e perché il modo ingenuo non garantisce nulla e non deve essere utilizzato. Quindi essenzialmente, diciamo, questa è una rappresentazione grafica del fatto che le misure mi danno una parte dello stato, una rappresentazione grafica, diciamo, stupida, questa è una molecola, e invece con la retroazione io voglio cercare di avere tutto. Si chiama filtro, storicamente si chiama filtro, è un sistema comunque chiuso in retroazione. Schema blocchi, chi voglio? Voglio la X. Questa X io non ce l'ho, nel senso che non è accessibile alla misura, altrimenti sarebbe X. Ovviamente se il mio stato sono tensioni e correnti, a volte io misuro esattamente una componente di X. Se io metto un amperometro in un certo ramo e la corrente in quel ramo è una variabile di stato, io sto misurando esattamente, che ne so, X3. Altre volte metto l'amperometro, l'abbiamo visto nell'esempio, però le variabili di stato sono due correnti che entrano in quel ramo, quindi sto misurando la somma di due correnti, che significa la somma di due variabili di stato. Quindi Y nella linearità, cominciamo dal lineare, è sempre una combinazione lineare di X, perché Y uguale a Cx. Bene. In ogni caso è una parte di X. Cosa possiamo fare? Allora, cominciamo a vedere un fumetto di Dilbert, che io non so che background abbia, però molti dei suoi fumetti hanno delle interpretazioni, e secondo me è sicuramente un ingegnere, ma secondo me ha anche un background di controllo. E allora questo qua lo vediamo adesso, poi ve lo rileggete dopo quando abbiamo studiato gli argomenti della stima dello stato. Dice: abbiamo vinto un contratto per misurare la temperatura dell'oceano. Quale parte dell'oceano? Tutto l'oceano. Non possiamo mettere sensori ovunque, è troppo grande.
possiamo mettere un po' di sensori e stimare il resto. E quindi stimiamo il 99%, non so come farlo, provo usando la matematica. Non possiamo evitare completamente di misurare e stimare tutto, ogni tanto ha delle buone idee. Okay? Allora, questa qui, così fa ridere o meno, la rileggeremo dopo con le competenze della stima dello Stato e gli diamo una interpretazione che è un'interpretazione, diciamo, da controllista a questa vignetta. Si può fare solo il modello matematico? Beh, io che ho fatto controlli direi di no, cioè, io voglio sempre avere una ritrazione, cioè voglio sempre avere una misura di qualcosa per poi cambiare il mio ingresso, va bene? Ma questa qui è un'ingenuità che adesso faremo e che sì, si può fare, certo, sulla carta si può fare. Allora, facciamo il nostro solito esempio e l'idea è semplicemente, diciamo, un esempio di questo. A questo punto, con sensore opportuno, cioè scegliendo la Y, posso stimare istante per istante le correnti e tensioni del circuito. Quali sono le applicazioni? Quello è un esempio, questa è una lista della spesa di tutte le applicazioni commerciali o non scientifiche che oggi abbiamo, in cui abbiamo bisogno di stimare lo stato di un sistema dinamico. Alcune di queste noi le vedremo un po' più nel dettaglio, perché diciamo, facendo noi controlli, con il nostro gruppo controlli, è naturale che molte di queste cose ce le troviamo applicate in problemi di controlli, quindi che faremo quelli. Però diciamo, prescindono assolutamente dai controlli. Ogni volta che voi avete un corpo rigido e volete stimare la velocità o l'accelerazione conoscendo la posizione, questo è un problema di stima dello stato. Su questo dedicheremo su corpi rigidi o robot dedicheremo un po' di tempo. Questo è il più semplice, cioè, quando io vi dico no, avete la posizione, quindi vuol dire che voi avete la posizione nel tempo e dovete stimare la velocità. Questa è una cosa che facciamo banalmente, un rapporto incrementale a mente. Bene, se siete in automobile e volete stimare la vostra velocità perché non vi fidate del tachimetro, prendete il tempo fra due pietre miliari, fate la divisione e avete fatto la stima della velocità. Avete fatto un po' di ipotesi, che siete a velocità costante, per esempio. Va bene? Però è una cosa che facciamo banalmente, di stimare la velocità conoscendo la posizione. È altrettanto banale, per esempio, stimare la posizione nota la velocità. Questo non è altrettanto banale, anche su questo passeremo un po' di tempo, perché già abbiamo visto qualcosa per quanto riguarda la proprietà di osservabilità, ma conoscere la posizione avendo a disposizione le misure differenziali non è banale. Lo vedremo nella robotica. Basti pensare che noi con il nostro automobile abbiamo la misura di velocità, sì, però per sapere la posizione abbiamo dovuto mandare dei satelliti. Per cui vuol dire che non è così banale misurare la posizione sapendo la velocità. Sistemi di navigazione inerziale, che sono più o meno la stessa cosa a 6 gradi di libertà, stima del moto di oggetti tramite sistemi di visione, anche questo è un problema di stima dello stato. Voi avete le vostre brave telecamere che misurano che cosa? La posizione di un oggetto, per esempio le telecamere infrarossi che misurano i marker che vengono messi sul corpo, per esempio, di un attore nelle produzioni, diciamo, cinematografiche, sono telecamere infrarossi, altissima frequenza, misurano esattamente la posizione del marker e poi da lì, da quella misura, la stima dello stato avviene con delle tecniche di stima dello stato simili a quelle che vedremo. Va bene? La stima del moto ondoso quando dovete fare il controllo di posizionamento della nave, avete solamente la bussola più questo qui, il GNSS sarebbe diciamo il GPS, il termine esatto per il GPS. Stima l'orientamento delle navi nel controllo della rotta, vabbè, per le navi quello che volete voi. Localizzazione. La localizzazione è diciamo il problema che abbiamo visto, cioè il problema diciamo, della localizzazione automobile con o senza GPS è un problema molto ampio per quanto riguarda
la robotica, se voi pensate a tutti gli ambienti in cui il GPS non funziona. Ma non è solo l'interno in cui il GPS non funziona. Il GPS non funziona bene neanche all'esterno. Mi sono trovato la settimana scorsa, ero in missione e non funzionava, cioè ho dovuto disabilitare i dati per questioni ovvie economiche, per cui avevo il GPS con la memoria scaricata offline, faceva un errore il GPS di decine e decine di metri per la presenza, diciamo, dei grattacieli, decine e decine di metri. Va bene? La misura rozza, diciamo, del GPS è abbastanza pesante. La mappatura è un problema, diciamo, inverso della localizzazione. Io conosco la mia posizione e voglio mappare l'ambiente intorno a me. Va bene? E io posso pensare di fare entrambe le cose insieme, simultanea localizzazione e mappatura. Ossia, io ho delle misure relative, per esempio quello che noi facciamo adesso con lo sguardo, noi riusciamo a misurare la distanza dall'ambiente che ci circonda e noi contemporaneamente mappiamo e ci localizziamo all'interno dell'ambiente. Va bene? Ovviamente lo facciamo in maniera istintiva, senza bisogno di metriche, è una cosa che, diciamo, ci sono degli algoritmi per farlo, diciamo, per sistemi autonomi. La stima della carica di una batteria è una stima dello stato. Poi ci sono alcune applicazioni specifiche come l'econometria, l'inseguimento di obiettivo tramite radar, vabbè, il GPS l'ho detto sopra, qui è una ripetizione, puntamento missilistico, controllo insulina glucosio, alcune applicazioni di medicina nucleare e addirittura la ricostruzione dei segnali vocali. Sono tutte quante applicazioni, ovviamente noi faremo l'esempio su uno o due di queste, ma queste sono tutte quante applicazioni in cui è necessario ricostruire la stima, ricostruire lo stato di un sistema finale. Va bene? Ok, facciamo la cosa più banale e, diciamo, tra virgolette sbagliata. Se io non ho la X, quello che posso fare è di mettere diciamo, il mio ingresso all'interno di un sistema dinamico che devo costruire in maniera tale che l'uscita sia proprio la stima della X. E quale può essere questo sistema dinamico? Vabbè, allora, che cosa faccio? Questo è il mio sistema dinamico, fatto tempo continuo, quindi lineare e stazionario. Conosco il modello matematico, ho fatto il mio bravo esercizio di modellistica, per cui x punto uguale a x più d, y uguale a cx più d, va bene? Ora voglio una stima della x. Cosa faccio? Rilancio le stesse equazioni. Guardate, questo è fisico, questo qui è al calcolatore nel tempo discreto oppure con un emulatore nel tempo continuo. Va bene? Questo è, diciamo, numerico se fosse tempo discreto. Questo è fisico. Qua è la fisica. Qui c'è il corpo rigido, ci sta il circuito elettrico, ci sta quello che vi pare. Questo qua lo lancio io e che cosa sto facendo? Niente, guardate, la stessa cosa. X cappello punto uguale a x cappello più b significa che sto semplicemente rilanciando le equazioni che secondo me rappresentano il modello matematico. Bene? E qual è l'uscita del mio osservatore? È la x, per cui y uguale x, per cui è come se io avessi la c pari alla matrice identità. Quindi il mio modello è A, B, matrice identità e poi la D non c'è. Ok? È quello che c'è scritto. Che sto facendo? Io sto replicando il modello matematico.
la striscia di Dilbert che dice possiamo farlo senza sensori è questo. Vediamo perché non funziona questo. Ok? Allora, vedete che c'è la solita divisione a sinistra tempo continuo a tempo discreto. Io adesso alla lavagna scelgo uno dei due e vediamo solamente, diciamo, quando ci sono delle differenze. Concettualmente non cambia nulla, per cui possiamo affrontare il discorso assolutamente in maniera assolutamente buona. Allora, cosa c'è scritto là? Niente, la stessa cosa, per cui io ho il modello matematico, tempo continuo e tempo discreto, le solite dimensioni, definisco con il simbolo cappello la stima, e useremo questa convenzione fino alla fine, per noi se io metto la stima sopra una variabile, sopra una matrice, vuol dire che quella è la stima. Bene. Quindi x cappello è la stima di x, e costruisco nel tempo continuo x cappello punto uguale a x cappello più bu, e nel tempo discreto x cappello in k più 1 uguale a x cappello in k più bk. Ho solo copiato l'equazione. A questo punto quello che voglio fare è costruirmi la dinamica dell'errore. L'errore è x meno x cappello. Nella stima l'errore è la variabile vera meno la stima. Nel controllo è la variabile desiderata meno la variabile vera. Una gran parte della letteratura definisce il contrario. Non succede nulla se non che in molte equazioni vi trovate il più al posto del meno. Noi manteniamo questa convenzione e siamo, diciamo, coerenti con tutte le nostre formule. Ok, questo è l'errore, ma io sono, diciamo, un controllista, voglio studiarne la dinamica, cioè voglio studiare la sua evoluzione nel tempo, ossia vediamo il punto cosa succede, vediamo la sua derivata temporale. Ma allora questo qua mi dice che e punto uguale x punto meno uguale a per l'errore. Ok? Io questa equazione differenziale la conosco perché l'abbiamo fatta nell'analisi modale, è stata una delle prime cose che abbiamo fatto. In particolare io conosco quale sarà l'evoluzione, guardate, indipendentemente dall'ingresso, perché l'ingresso l'ho semplificato. Quindi se io costruisco un osservatore con questa struttura e lo faccio evolvere, l'evoluzione dell'errore sarà, l'errore nel dominio del tempo uguale a funzione esponenziale matrice elevata da t, quindi siamo partiti con t uguale a 0, il lineare e stazionario è la cosa che facciamo sempre, per le condizioni iniziali, quindi per l'errore nel tempo discreto la stessa cosa, cambia solo la matrice, la matrice di formazione dello stato, quindi ho a elevato alla k. Adesso vi chiedo: che fine fa questa, l'evoluzione dei diritti? Posso dire qualcosa sull'evoluzione dei diritti? Abbiamo fatto l'analisi modale. Che informazioni
di che informazioni abbiamo bisogno per studiare l'evoluzione di questa equazione differenziale e quindi questa nella soluzione, per disegnare queste, di cosa abbiamo bisogno? Degli autovalori di A. Quali sono gli autovalori di A? A è la matrice dinamica del sistema che io sto osservando. Se A avesse un autovalore, in questo caso maggiore di 0 nel tempo continuo, oppure di modulo maggiore di 1 nel tempo discreto, l'errore divergerebbe. Se avesse anche, diciamo, un autovalore nullo a molteplicità unitaria oppure uguale a 1 qui, l'errore rimarrebbe, diciamo, sarebbe stabile ma non asintoticamente stabile. Quindi io già devo fare una prima ipotesi. La mia prima ipotesi, se uso questo osservatore, diciamo, ingenuo, perché abbiamo detto subito che non funzionerà, è che il sistema da osservare sia asintoticamente stabile. Va bene, facciamo che lo sia, la maggior parte dei nostri sistemi lo sono, diciamo, vabbè, sta asintoticamente un po' più forte di stabile, ma la maggior parte lo sono. Ok, facciamo questa ipotesi. Non basta. Un osservatore del genere ha un difetto che è, diciamo, lo rende assolutamente inutilizzabile, a prescindere dal fatto che sia o meno asintoticamente stabile il sistema da osservare. È legato al fatto che, voglio dire, allo scopo stesso dell'osservatore. A me perché mi serve un osservatore? Perché io voglio vedere qual è l'andamento dello stato. Ok, allora vi faccio vedere, c'è una sola x, si fa un po' di transitorio perché c'è una u, diciamo, c'è una u che sta cambiando, poi la u si, diciamo, diventa costante e la x arriva a questo valore. Bene. Cosa vorrei facesse la mia x cappello? Quindi questa è la x, disegno anche una x cappello, diciamo che la x cappello parte da un valore diverso perché c'è un errore iniziale, invece che questa è 3 ampere, ma io la mia stima iniziale mi dava 2 ampere. Va bene. Cosa mi dice questa equazione? Questa mi dice che alla fine io vado a zero se è asintoticamente stabile. Quindi il mio errore a regime, effettivamente avrò una x cappello che alla fine coincide con la x. Cosa fa durante il transitorio? Beh, guardate, questo vi dice una cosa. Cioè, guarda, il tuo osservatore ha le stesse costanti del tempo del sistema che stai osservando. Bene? Ma se ha le stesse costanti di tempo, significa che questo signore qua va, l'errore va a zero, per cui x cappello va a convergere su x solo quando si è estinto il transitorio della x. Cioè io sto perdendo il transitorio e allora non mi serve a niente, perché qua a regime mi bastava vedere il guadagno. Il mio osservatore fatto in questo modo ha la stessa velocità del sistema da osservare, per cui perdo il transitorio, perché quando il mio sistema è in transitorio lo è anche il mio errore in transitorio, non mi serve a niente. Allora, l'osservatore a ciclo aperto, e perché inadatto? I primi due motivi li abbiamo visti. Il terzo cosa dice? Beh, io sono un ingegnere, io ho una Y, ho dei sensori e ho progettato qualcosa che non sfrutta, diciamo, questa Y. Secondo me posso fare di meglio, per cui, diciamo, questo dice semplicemente questo. Noi in realtà, lo vedremo anche dopo, noi in realtà il ragionamento che facciamo che la A è uguale a questa è solamente iniziale, poi dopo per ogni osservatore dello stato dobbiamo anche ragionare, ma cosa succede se io invece di usare A uso A cappello? Cosa significa? Prendiamo uno qualsiasi, diciamo, dei modelli matematici che abbiamo fatto. In A, sistema meccanico del secondo ordine, cosa c'era?
la massa, l'attrito viscoso, la costante di elasticità, i parametri del modello. Quando io vado, e si trasformano in qualche modo nei coefficienti della matrice A, va bene? Quando vado a fare il mio bravo osservatore, devo metterci questi numeretti. Sono a loro volta delle stime, la massa chi me la dà? Vabbè, lo posso pesare. La costante di elasticità chi me la dà? Faccio dei test per stimarla e poi ci metto il numeretto. E l'attrito viscoso, ragazzi, l'attrito viscoso ve l'ho già detto, cambia con la temperatura, cambia con l'usura dei materiali, sono tutti numeri sbagliati, di poco, di molto, sono tutti sbagliati. Qualsiasi osservatore deve anche essere diciamo un osservatore che tenga conto del fatto che io qua ho a sua volta una stima di A. Va bene? Qua non ci sta in nessun modo questa considerazione. Non avrei potuto fare questa operazione qua. Va bene? Per cui questo non va bene, non si può usare. Dobbiamo ricorrere a degli strumenti leggermente, diciamo, più prestanti. Per adesso facciamo una pausa perché, diciamo, la telefonata è importante e poi dopo partiamo con 5 minuti e poi partiamo con...